A Milano la Coldiretti, anticipando l'Expo, parla delle scelte europee con una manifestazione l'Europa nel piatto degli italiani. La protesta contro i vincoli dell'Unione Europea stavolta passa attraverso le tavole degli italiani. A puntare il dito contro Bruxelles e la Coldiretti, che cifre ma soprattutto alimenti alla mano, svela i paradossi che danneggiano la nostra economia e la nostra salute. Dal vino senza uva alla carne annacquata, fino ai formaggi fatti non con il latte ma con la polvere. Con questa denuncia la Coldiretti apre qui a Milano il maxi raduno a cui prendono parte 10.000 agricoltori. L'Europa non è solo euro, non è solo rigore dei conti, ma l'Europa decide che cosa entra sulle nostre tavole ogni giorno. Allora dobbiamo cambiarla profondamente. L'obiettivo è quello di svelare i segreti per riconoscere la qualità dei prodotti nostrani e poter leggere con chiarezza le etichette europee in un momento in cui molti italiani sono costretti a causa della crisi ad acquistare prodotti low cost. Sorprende quindi che l'Unione non tuteli il Made in Italy, consentendo che finiscano nei nostri supermercati mozzarelle cagliate e poi trattate, o carne di maiale traboccante di antibiotici, tutti provenienti dal nord Europa, in particolare dalla Germania. Senza dimenticare i vincoli europei che hanno fatto scomparire ricette tipiche della nostra tradizione, come la pagliata o l'ossobuco, tant'è che secondo un sondaggio realizzato dalla Coldiretti, più di un italiano su tre ritiene che le norme varate dall'Unione Europea abbiano peggiorato la nostra alimentazione. E anche dal Ministro dell'Agricoltura arriva una ferma presa di posizione. Fare un lavoro anche in sede comunitaria per spiegare anche ai nostri partner, alla Commissione Europea, che il vero Made in Italy italiano non ha bisogno di queste storture. Durissimo il commento del governatore del Veneto, Luca Zaia. Sono colui che ha fatto fare un sacco di sequestri rispetto a delle porcherie che entrano sui nostri mercati. L'Europa non chiude solo un occhio, mi lasci dire che li chiude tutti e due e a volte si tappa anche le orecchie. Parliamo ora del clima, perché l'arrivo di un anticiclone africano ha fatto